Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, il video di oggi tratterà sulla mia esperienza di bassa autostima. Già ieri col video che vi avevo fatto, vi avevo accennato che avrei fatto un video a parte, proprio parlando su di me, sulla mia persona. Però poi ci sono state delle persone che mi hanno detto: guarda, fai subito questo video perché noi vogliamo saperlo subito. Allora io l'ho fatto subito, cioè oggi, perché se no questo video poteva uscire pure tra una settimana, non lo so, perché per me non era un video essenziale da fare subito. Detto questo, premetto una cosa, che la mia bassa autostima, che ce l'avevo sotto zero, non è dovuta alla famiglia, ma è dovuta alle varie scuole che ho frequentato, a diversi insegnanti, se così li possiamo definire, a diversi compagni di classe che mi sono capitati, se compagni si possono definire, è dovuta a un insieme di circostanze, perché non è che all'inizio io ho avuto problemi di autostima, ma un insieme di cose mi hanno portata ad avere questo problema. Allora, io vorrei iniziare subito parlandovi dell'asilo, perché altrimenti se non vi parlo dell'inizio non vi arrivo mai a raccontarvi della fine. Niente, all'asilo è successo che io ci sono andata a 3 anni perché i miei si sono fatti consigliare, sono una bambina di 3 anni, perché solo da 3 anni si inizia l'asilo, e io ci sono andata, però avevo un problema di oddio, pronunciare la R. Come potete vedere, questo problema non ce l'ho, perché mi sentite parlare? Non ho problemi a parlare, non ho assolutamente problemi, perché finché un bambino non matura, cioè non diventa più grande, tipo 6-7 anni, non si può parlare di ritardo del linguaggio, si parla soltanto di altre cose, di altri fattori, cioè un bambino, ci sta il bambino che mette prima i denti, quello che parla prima, quello che cammina prima. Io praticamente avevo una capacità motoria che gli altri bambini non avevano. Avevo questo problema di linguaggio che gli altri bambini però non avevano. Cioè, per dire, io ero più portata per altre cose, però quello non è un dramma. Io perlomeno non ne facevo un dramma e non me ne vergognavo. Sono andata lì all'asilo, praticamente un asilo che non dirò dove, perché non si dice. Praticamente i bambini mi hanno cominciato a prendere in giro, che non avevo diritto di parlare, tutto quanto, e ho cominciato a soffrire di mutismo selettivo. Per chi non lo sapesse, ve lo dico in breve: mutismo selettivo, ti viene l'ansia di parlare in pubblico o insieme alle persone o con le persone. Praticamente è una cosa orribile. E questa cosa l'hanno segnalata a mio nonno solo dopo un anno che io non parlavo più all'asilo. I miei mi hanno cambiato asilo, mi hanno portato in un altro asilo che non dirò lo stesso il nome. Praticamente la maestra, cioè io lì ci sono andata proprio che non parlavo, non riuscivo proprio a parlare perché mi veniva l'ansia. Non mi vergogno a dirlo, però mi veniva l'ansia. E praticamente la maestra tutti i santi giorni: lei ha fatto questo, lei ha fatto quest'altro. Cioè, giustamente io con la coda dell'occhio notavo questa cosa. Mi chiudevo ancora di più, perché sinceramente io lì volevo essere la ragazza invisibile. Poi sono andata alle elementari. I primi 2 anni andò tutto bene. Poi però venne una maestra violenta che terrorizzava i bambini. E non sto scherzando. A me non faceva altro che dire che ero un montone, una morta. Mi offendeva davanti a tutti. Infatti l'ultimo anno fu pure sospesa, per farvi capire la gravità della situazione. I miei genitori mi avevano portato in palestra in quel periodo anche, in cui ci stavano i miei vecchi, i miei compagni di allora di classe, cioè mo sono vecchi compagni, e praticamente lì mi sentivo tagliata fuori, spesso e volentieri, cioè non mi facevano mai giocare a pallacanestro con loro, cioè niente, mi sentivo proprio esclusa. E
è successo che facevo il compleanno, no, io, per esempio. I miei compagni di allora né volevano venire alle mie feste di compleanno, né mi invitavano quando loro facevano i compleanni, cioè senza un motivo, senza una spiegazione, senza di niente. Avevano fatto il loro gruppetto, io, come al solito, tagliata fuori. Ho passato dei compleanni veramente terribili, ragazzi che non auguro a nessuno. E avevo solo 8-9 anni. Per un bambino di quell'età è importante socializzare con gli altri. Poi sono arrivata alle scuole medie. Alle scuole medie, come vi avevo già accennato, ho sofferto tantissimo di bullismo. Mi dicevano che ero brutta, che facevo schifo, che mi puzzavano i piedi, che puzzavo io, che mi tiravano cose alla testa da dietro. Che certo non facevano male, posso assicurare che non mi hanno mai fatto male fisicamente, però il cuore io ce l'avevo a pezzi. Poi mi tiravano i calci e io tutti i giorni tornavo a casa con le gambe piene di lividi. Quando si giocava a palla a volo mi dicevano che io i tiri che facevo, cioè io potevo anche segnare il punto, però non me lo facevano valere come punto. Perché io non valevo niente, ragazzi, io non valevo niente. I professori mi avevano pure messo un'insufficienza al comportamento perché alla fine hanno preferito credere. Ai bulli sì, a me no, perché i bulli chiaramente non si permettevano a darmi fastidio con i professori presenti. Quindi alla fine io sono passata per la ragazza bugiarda che metteva in cattiva luce i compagni. Tutto qui. Alle superiori spesso venivo insultata anche dai professori, non tutti per carità, non tutti, quindi premetto questo, che non tutti, come anche alle scuole medie, non è che erano tutti professori cattivi, assolutamente. Quindi se mi state vedendo, non prendetela sul personale, pensare che ce l'ho anche con voi perché non è così, quindi non è che faccio tutta l'erba un fascio, assolutamente. Praticamente alle superiori, vabbè, c'è stato chi ha detto che io una volta uscita da lì avrei fatto la mia vita, ma in senso dispregiativo, come per dire questa avrà una vita da fallita, che non mi sarei mai sposata, mai fidanzata, mai fatto figli. I professori, non i compagni. Poi ci fu una professoressa che un giorno se ne uscì dicendo: siccome io a scuola avevo sempre l'ansia tutte le volte che dovevo appunto fare un'interrogazione, se ne uscì dicendo: tu hai dei disturbi dell'apprendimento dovuti all'ansia. Con questa frase mi ha ucciso. Poi spesse volte mi sentivo un peso, mi dicevano: prendi le tue cose e vattene. Invece per quanto riguarda i compagni, vabbè, venivo esclusa, venivo insultata, anche lì si permettevano di giudicare, dirmi che facevo schifo. Per fortuna non tutti i compagni, per carità. Quando mi sono diplomata, per me è stata una grossa liberazione. Poi è successo che mi hanno accusato di cose che io non avevo fatto. E questo insieme di cose mi hanno portato a credere che fossi io sbagliata, quindi io inferiore agli altri. Lo so, non è stato facile fare questo video, ragazzi, vi posso assicurare che per me non è stato facile, perché è meglio dimenticare che ricordare. Però era giusto farlo, quindi ve l'ho fatto e ci rivediamo al prossimo video.